Ciao ragazzi. Ale, come mi vedi, Ale? Ale, come mi vedi? No, Vai, lo sto cercando di cane. in cucina. Già lavato? Sì, provatevi qua in cucina. Claudio, senza maglia, eh? Aspettate un attimo perché... Allora... Beh, ragazzi, tutto bene? Stasera abbiamo un calciatore serio. Meglio quella della Roma. Sei da figurina. Attenzione, attenzione e attenzione. Questo però lo diceva una spezia. Tutto bene? Dimmi un po', ma questa maglia qua la riconosci? Dovrebbe essere quella col 32, credo, o no? Fammela vedere. Ti sta bene, Sì, guarda. lei. Nonostante la quarantena, ti vedo bene comunque. Sì, perché mi sono... Ho perso, guarda, 3-4 Ho etti visto. di capelli che me l'ha tagliati mio cognato. Ho visto che ti sei rasato, sembri più giovane almeno. Grazie, hai finito di prendermi per il culo. Grande Fie, allora come stai? Bene, dai, tutto bene. Sono tornato a Mestre, che siamo in attesa di sapere qualcosa in più. E Ok. dopo 2 mesi, sono stati qua 2 mesi a Mestre, poi sono tornato una settimana a casa che ci avevano lasciato liberi. E per fortuna, perché ero da solo qua e stavo un po' impazzendo. E poi adesso sono tornato con la mia ragazza, quindi adesso va meglio, dai. Diciamo che siamo in discesa. Dimmi un po' una cosa, no, innanzitutto grazie perché, grazie per la maglia, perché è una maglia stupenda. Ecco, preferivo magari adesso qualcuno dello Spezia. Guarda che c'è Pino Ferrini che ti saluta. Ciao, Pino. No, cioè preferivo, magari c'è qualcuno, qualche spezzino che mi troverà da dire perché ho la maglia del Venezia, però Devo dire ragazzi, che la maglia del Venezia è una è delle più belle, splendida. se non la più bella della serie, secondo me la più bella della serie B. No, poi Bellissima. volevo veramente, a parte che è Nike e quindi ci siamo veramente messi bene, e poi Esatto. non l'hanno fatta come la K aderente, perché sennò io potrei veramente, cioè avrei fatto fatica non tanto a Non sarebbe inserirla, stata ma bellissima. a toglierla. Sì, ma infatti ce ne sono certe che vanno fatte anche in Serie A attillatissime, che sono veramente toste. Se uno prende 2 o 3 kg si vede subito, non puoi sgarrare. Questa no, dai, questa è bella in tutto, il materiale tutto è bello. Poi sei di Pietro Ceccaroni è tutta un'altra cosa, no ragazzi, so veramente, so, il numero 3, e con il numero 32 e con la dedica, tutto, cioè ho veramente la maglia, Il 32 che... 32 è il primo ragazzi. anno che lo prendo, ma bellissimo, mi piace come numero. Sì, che poi ho visto anche quella bianca, è figa anche quella bianca, è tanta roba, eh. Molto, sì, molto. Infatti anche i miei amici mi dicono, non so mai quale scegliere tra quella bianca e quella nera quando se devo portargli una maglietta, perché quest'anno sono veramente tutte e due bellissime. No, sono belle. Poi ti dicevo, quando giocavo alla Play 1, perché io ho 86 anni, quando giocavo alla Play 1, cioè il Venezia Calcio lo prendevo sistematicamente. E questo, ma Sistematicamente. è
Eri già tifoso, sapevi già che sarebbe finita così nel No, non lo 2020, so. dai. No, 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 no. Però mi piacevano i colori, sì. Poi non mi ricordo che No, ci giocaste ai la maglia è tempi. sempre stata bella. Secondo me è sempre stata molto bella. Infatti, quando ci ho giocato contro, non mi ricordo se l'anno scorso, 2 anni fa, che volevo scambiarla, poi non sono riuscito perché non mi ricordo, siamo andati via di fretta dal campo, no? Perché poi a Venezia si va allo stadio con il traghetto, si ritorna col traghetto, quindi non è comodissimo, diciamo. Ma raccontami un po' questa cosa che io non sono, cioè, questo è proprio, io non sono un giornalista, sono un maestro di tennis che ti diverte a fare queste chiacchierate stupende con degli sportivi più o meno professionisti, in questo caso professionisti, seri. Quindi volevo capire, ma lo stadio di Venezia, cioè, Allora, come funziona? praticamente tu devi, per arrivare allo stadio, o fai una passeggiata da tifoso, ovviamente, fai una Sì? passeggiata per tutto il centro di Venezia, perché tu dove puoi lasciare la macchina, dove arrivi col treno, è tutto dalla parte opposta della città, quindi devi fare un'oretta di camminata più o meno. Ok. E se no, devi prendere, lasciare la macchina a San Giuliano, si chiama il molo, e c'è un traghetto e dei tifosi dove vanno tutti i tifosi, e ci vuole una quarantina di minuti, dai, 35, per arrivare allo stadio. E, cioè, ti dico, una volta, cioè, è suggestivo, Cioè, perché comunque. invece voi che fate i fenomeni, No, no, cosa ci no. andate con il Riva, cioè, No, no, purtroppo. d'epoca? Cioè, devo essere, purtroppo anche noi, cioè, nel senso, non abbiamo nessun privilegio da questo punto di vista. Andiamo Ah, col ecco. battello. C'è qualche squadra che va con i taxi, che si fa un po' prima, però ovviamente non Ok. sei tutti insieme, devi stare tipo una decina per taxi. Vogliono vedere la fede qua. Lo so. Non si fa Non vedere. si fa vedere, Non si fa nascondiamo. vedere. Giustamente. No, ecco, allora, alcuni fanno i fenomeni, vanno con i taxi. Vanno con i taxi e ci vuole 20 minuti, 25. Infatti noi quando torniamo dallo stadio torniamo con i taxi, così ognuno ha la sua famiglia e diciamo che si va in una decina di persone per taxi e si torna, si fa un po' prima e poi uno è libero. Però sì, c'è questa cosa che è Che molto bello però. suggestiva. Sì, no, dai, è particolare, c'è l'unico stadio in Italia sicuro, ma penso che nel mondo non ce ne siano tanti di così No, particolari. no, infatti, cioè, a parte che Venezia, vabbè, non siamo certo noi a dire le qualità di una città come Venezia. Poi andare a giocare per la squadra del Venezia, in un ambiente del genere, prendere il battello, è una storia pazzesca. Ma Sì, no, no. anche Cagliari comunque ha una situazione un po'. Cioè, in mezzo al mare, cos'è? Sei sul Non so. mare? Sì, sul mare sicuro. Io mi ricordo che avevamo giocato una partita al settore giovanile e adesso non so se ancora lì hanno rifatto, perché so che hanno rifatto tutto il centro, però anche lì noi avevamo giocato, sì, molto vicino al mare, infatti sempre un vento incredibile, però no, sono, cioè, situazioni un po' suggestive, dai, che è bello da vivere, secondo me. Direi, cavolo. Cabianca Alex ti chiede come stai, Pie. Gli rispondiamo? Sì, tutto bene, dai. Diciamo che adesso siamo in attesa di sapere quello che succederà, quindi un po' di ansia positiva e negativa per quello che può succedere, però dai, speriamo di aver passato il periodo un po' più difficile per tutti. Di Ma poter stare. avete ricominciato a allenarvi insieme o... No, ancora no. Noi facciamo allenamenti online su Skype con i nostri preparatori, che poi facciamo tipo una mezz'oretta, 40 minuti in casa, e poi ci fanno correre dove abbiamo le possibilità. E poi niente, la settimana prossima penso che si saprà di più sugli allenamenti, poi magari anche sulla ripresa del campionato. Speriamo, perché poi sennò si va direttamente, c'è cioè, un casino. E infatti adesso non si sa neanche bene quale sarà l'ultima data per finire il campionato, perché per ora dicevano che era il 2 agosto, però anche quello non si sa se si può rimandare un po' più avanti oppure no. Però effettivamente sì, non è
non è facilissimo questa situazione, anche giocare, allenarsi e giocare con temperature magari molto alte dove non siamo abituati, però sappiamo che in caso di ripresa dobbiamo farci trovare pronti, perché poi se si rinizia Bisogna pedalare. sono le ultime 10, quindi sono le partite più importanti, bisogna farsi trovare pronti. Dimmi un po', perché io proprio faccio finta di essere proprio ignorante, no? Sei Vai, vai. presente la velina della situazione? Dimmi un po', ma il Venezia Calcio in questo momento, cioè al momento prima di questa situazione complicata, come è messo in classifica? Ma noi eravamo quintultimi nella zona playout a pari con l'Ascoli, quindi appena a giocarcela lì c'eravamo tutti abbastanza vicini, dai, tra playout e zona salvezza. E diciamo che l'ultima settimana che avevamo giocato non avevamo fatto benissimo a livello di risultati, perché avevamo giocato una bellissima partita a Salerno, dove però avevamo sbagliato il rigore, avevamo avuto un po' di sfortuna perché avevamo giocato bene, abbiamo perso. E quindi la classifica è quella lì, però secondo me i valori della squadra sono importanti e il mister è molto bravo. E quindi anche, cioè, se si dovesse riprendere in un'eventualità abbiamo tutte le carte per poterci salvare. Poi sappiamo che è una situazione un po' particolare, quindi un po' tutti, secondo me, si trovano in una situazione di incertezza. E quindi può succedere di tutto. Secondo me in Serie B ancora di più è Sì, poi è cortissima veramente. sempre la Esatto. classifica, pazzesco, eh. Il campionato è sempre, a parte il Benevento che quest'anno ha stradominato, che giocava veramente con una superiorità rispetto agli altri incredibile. Il Benevento è proprio una squadra. Io ho visto veramente poco, anche dello Spezia ho visto veramente poco. Ho seguito i risultati, sì, e seguivo anche te. Ti dico la verità, non ti prendo per il culo, anche perché guardavo ogni volta. Guardavo ogni volta le formazioni e guardavo ogni volta, e da un certo punto in poi tu hai cominciato a giocare fisso. Sì, dai, Eh dalla no, è sesta in vero. poi, sì, Da un certo perché punto hai iniziato a giocare e non, hai continuato a giocare sempre titolare. Quindi ti sì, volevo dai, fare i quello sì, complimenti. No, io ci ho grazie. fatto caso perché sì, No, è stato sostituzioni, queste cose che guardavo. sicuramente bello, c'è cioè, un campionato positivo dal punto di vista personale. Per essere sincero, mi sento di essere cresciuto tanto da inizio anno adesso, quindi per quello sono contento. Ho sfruttato le occasioni che mi sono state date, quindi anche per quello mi sento contento, ma vediamo, speriamo di continuare così perché dico, mi sono trovato molto bene sia con i compagni, una squadra veramente di tutti bravissimi ragazzi, molto disponibili fin dall'inizio, e anche con lo staff, tutti molto veramente bravi e disponibili, e se hai bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa veramente puoi parlarne, puoi chiedere senza problemi, anche questo secondo me è molto importante. Allora, è riuscita a rispondermi? No, secondo me ha chiesto di tornare a Spezia, forse, che ci No, mi sa servi. che qualche No, cosa ha maglietta, mi sembra di chiesto? aver scritto Ah, delle prima. magliette, però qualcun altro ti ha chiesto, ti Sì. vogliamo a Spezia che ci servi, ecco, magliette. Possiamo Anche. dire che hanno perso il treno? No, no, beh, ma io sono in prestito con diritto e con torriscatto dello Spezia, quindi vedremo quello che succederà. Ancora è lunga, io spero di finire bene questa stagione se si dovesse riprendere, poi nel caso vedremo quello che succederà, cosa decideranno le due società. Io diciamo, devo dire che mi sono trovato molto bene qui a Venezia e sono contento di quando mi hanno preso, ero molto contento di venire qui e sono contento di come sta andando la stagione. Quindi Grande, aspettiamo cosa diranno, dai. queste frasi fatte meravigliose. Sono Sono un po' contento, ottimista. il progetto. Bene, dai. Direi di sì, cavolo. Sì, dai. A livello di nazionale under, perché poi io per un periodo non t'ho. Io mi ricordo di te, giovane, giovane, che anch'io poi ero giovane, cioè non è che sono sempre stato vecchio, cioè anch'io ero un po' più giovane. Eri giovane anche tu? Eh sì, direi di sì. Io sono 83, tu sei 95. Se la matematica è, ci sono 12 anni. Cavolo, Madonna, ragazzi.
Comunque, no, mi ricordo di te che giocavi, sì, che giocavi anche a calcio, però, perché facevi tutte e due, Sì, no? facevo tutte e due, sì. Fino a... E dove giocavi? Nella mitica Sant'Erenzina, no? Dove hai No, iniziato? Sarzanese, Sarzanese, Sarzanese. attenzione. Sì. Poi? Sì. Poi Poi ho Spezia Calcio. fatto... No, poi sì, sono andato un anno allo Spezia e poi sono andato 2 anni all'Empoli, ma quando ero piccolino facevo avanti e indietro col pullman, avevo 11 anni, quinta elementare e prima media ho fatto così. E poi sono tornato perché il secondo anno di Empoli non giocavo tanto, ero, cioè, comunque piccolo, quindi volevo giocare, non mi divertivo tantissimo. E quindi Sì, possiamo son chiedere al tornato. presidente del Venezia se ti mette una wifi come si deve in casa, per piacere, che ogni tanto salti. Ma adesso la tolgo, aspetta. Ogni tanto ti incastri. Sono provato a togliermi le cuffie. Mi senti Vai? adesso? Sì, ti sento in Ah, delay, in ok. ritardo, ma va bene, va bene. Ah, va bene. Sì. La Sante ha sfornato solo fenomeni, Esatto, chiaro. sì, no, ho letto, ci sono stati due o tre commenti, lasciate stare la Sant'Erenzina che vi sfondo. Sì, Poi compra sto... ci Vai, sono stati vai, vai, vai. qualche mio compagno del Venezia che fa Grandi. simpatico. Sì. Ah, sì? Era meglio se giocavi a tennis, hanno scritto prima. Ho Grande. visto. Ragazzi, se volete essere intervistati, vi dovete mandare la maglia, vi mando l'indirizzo, maglia firmata. No, adesso il prossimo obiettivo è Tommy, eh? Tommy è alto livello, non so se... Ho capito, va bene. Sì, Metti una buona parola tu, scusami. va bene, ma lui è bravo, non ha Sì, problemi. bravo un cazzo. Gli ho mandato un messaggio su il Venezia è già salvo. Sì, Speriamo, ragazzi. speriamo. Gli ho mandato un messaggio su Instagram, forse, o su Facebook, non mi ricordo. Ma non è uno che lo usa molto, quindi... Non mi ha cagato, quindi devi far da tramite. Va bene, va bene. Però bisogna che arrivi la maglia firmata, se no non facciamo niente. Anche quella lì è bella di maglia comunque. No, poi la Samp ce l'ho nel cuore, mi ama tipo tifava Sampdoria. Poi c'ho un paio di amici che giocano, uno forse anche connesso, un ragazzo che è della Samp, quindi ho sempre voluto bene alla Sampdoria. Anche perché mi stava sulle balle particolarmente Genoa, probabilmente, quindi per un po' di... Tanti spezzini fatti così, tifo, tifano tutti Sampdoria perché in Genoa c'è rivalità, quindi anche sì, eh sì. allo stadio mi ricordo quando c'era Spezia Genoa, che io facevo il raccatapalle l'anno dell'AC, che poi lo Spezia era salito, Eh sì. Eh c'era uno stadio bellissimo contro il Genoa, è stato, sì. mi ricordo No, ancora, bellissimo. tifoseria Spezia, niente da dire, dai. No, bene, dai, adesso comunque... Dopo quest'anno che stanno facendo un bel campionato, secondo me anche da quel punto di vista lì c'è un po' più di gente, ha riportato un po' più di gente allo stadio, bello. Sì, anche perché io mi ricordo, è tanti anni che non vado allo stadio, e quando andavo allo stadio c'era veramente un bordello di gente, cioè si Sì, facevano... prima tantissimo, mi ricordo quando ero piccolo c'era veramente sempre Cavolo! strapieno, sì. Eppure magari lo Spezia era in Lega Pro o comunque una Esatto! vecchia Serie C, invece adesso un po' meno, dai, non so, negli ultimi anni. Sì, c'è stato un calo e adesso perché magari era avanti, si sono riavvicinati un po' Sì. tutti allo stadio. Invece la tifoseria a Venezia com'è? Che ti avevo scritto due domande, tipo due considerazioni, tipo se ti fanno un coro personalizzato a te, cioè se ti dicono positivo o negativo, cioè te l'hanno fatto i tuoi, dico, Ma gli no, ultras, te lo fanno un coro? Venezia no, 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 Venezia no, ma nessuno. Da Venezia No, dico, nessuno. no, positivo, dico. Te lo fanno un coro positivo a Venezia? A No, ne, no, niente. te non ti caga nessuno? Cori niente, no. Ma A chi lo fanno? da Ai bomber? Venezia. Sì, ma no, a Venezia nessuno, credo. Cioè, nessuno c'ha il coro. Ah, ok. Ma a Spezia, ti dico una volta, perché comunque ero. Cioè, sono nato lì, nato e cresciuto lì, quindi una volta che ero lì, io non mi ricordo se ero uscito o
comunque a fine partita mi avevano fatto tipo, beh, ma non un coro, tipo solo il mio nome, però è stato bello comunque, cioè la prima volta che certo, è successo. Poi, grande. diciamo che per un difensore è un po' più difficile, perché sono sempre gli attaccanti quelli che hanno i cori, Fenomeni, fanno gol. tatuaggi, orecchini, tatuaggi, rasati, Esatto. capito? Tutte queste cose Esatto. qua, no? Quelli che fanno i fenomeni. Eh sì, sono gli attaccanti. Tu sei un attaccante nato, infatti. Sì. No, sì, però sarebbe, cioè, il coro è sempre una cosa Oh, che... Costi Pera, attenzione, si alza il livello qua. Ciao Sì. Costi. Qua arrivano i La cristiani. Costi si sta connettendo in tutte le interviste che faccio, perché io gli avevo detto, guarda che prima o poi tocca anche a te, no? Almeno Però si prepara. gliela sto facendo un po' cagare, adesso gliela faccio un po' soffrire. Ciao, Co. Sì, No, e ma... dicevi? ho detto così si prepara per le tue interviste, vedere che Ah, domande beh, sì. fai, come tratti la gente. Esatto, Si mette in esatto. difficoltà. Sì. Cioè... Quindi la tifoseria a Venezia è abbastanza tranquilla? Sì, dai, sono tranquilli. Adesso c'è, non so se l'anno scorso, 2 anni fa, hanno litigato tra di loro in curva Ecco. e quindi ci sono tipo 2 curve separate. Quello lì purtroppo non è Non dipende da bellissimo. voi. Anche, c'è anche in trasferta, sì, sono Sì. separati, però hanno detto che c'è stato, cioè mi hanno raccontato i miei compagni che erano qui da più anni, che c'è stato un livello, comunque si sono un po' presi e quindi ci sono 2 curve separate. Nella curva. Sì, che insomma, vabbè. Sì, non è... Oh, speriamo però... che si rimettano in ordine, dai. Sì, infatti. No, perché se fossero tutti insieme sarebbe sicuramente anche più bello, cioè ci sarebbe più casino allo stadio, più bello anche da vedere, secondo me. Certo. No, però si sta bene, devo dire che qua si sta bene, non è molto tranquillo come posto. Dimmi una cosa, da difensore, no? Quanti gol hai fatto? Due. Grande! No, sai perché ti ho fatto questa? Ho detto, io gliela faccio. Non sono andato a vedere, quindi ho detto, speriamo che almeno uno l'abbia fatto, se no facciamo la figura dello stronzo. Meno male, uno in Coppa Italia con lo Spezia 3 anni fa e uno Ok. quest'anno col Cittadella, purtroppo inutile. Vabbè, Però oh. meno male, almeno me l'hai chiesto quest'anno, almeno posso dire due. Tanta roba. Sì, dai. Sì, non so, diciamo che non sono un goleador, però. Ma due gol di testa? Sì, tutti e 2 di testa. Su corner? Uno su corner diretto, uno corner respinta, me l'ha messa sul secondo palo Il e... compagno da fuori ha Sì. tirato a caso, ti ha preso in testa, un po' alla Inzaghi. No, no, per fortuna, ecco, Tommy partecipa. Tommy, ti ho mandato un messaggio e non mi hai cagato. Sì che sei un calciatore di Serie A e va bene. Te l'ho detto, Però un altro ti ricordi? livello.